consigliere Azzalone, la delibera che approva il progetto di fusione di ATP SPA e AMT è stata approvata dal Consiglio Metropolitano dopo essere stata approvata dal Consiglio Comunale di Genova. Quindi l'iter amministrativo di questa prima parte è ormai portato a termine. A questo punto bisogna riempirlo di contenuti. Quali saranno le prossime mosse? Beh, innanzitutto con questo atto questa amministrazione vuole mantenere l'impegno assunto con i propri concittadini, quello di mantenere il servizio pubblico locale sotto il controllo esclusivamente pubblico, no ai privati. È stato un atto importante dopo la fusione di ATP SPA con AMT SPA, dovremmo percorrere l'ultimo atto, quello di trasformare ATP SRL in un'azienda interamente pubblica e permettere così la nascita di questa grande azienda che possa soddisfare le esigenze del territorio, sia dalla città di Genova ma soprattutto di tutti quei comuni che per anni hanno avuto, insomma, questo servizio essenziale per molti coloro che non potrebbero se no giungere nelle varie località e si sarebbero trovati in alcuni casi anche isolati. Il sindaco è stato sollecitato a dare garanzie sul fatto che questa scelta, quindi non fare la gara, è migliore anche dal punto di vista dell'efficienza economica e dell'efficienza del servizio rispetto alla gara che darebbe questo servizio a un privato. Come si può dare questa garanzia? Ma il privato giustamente deve fare reddito, deve produrre economicità, cose che invece il pubblico deve mantenere un equilibrio, soprattutto un'attenzione verso quei servizi cosiddetti essenziali. Il trasporto pubblico è un servizio importante che va a interessare tutte le varie comunità, tutte le classi sociali, soprattutto quelle con più difficoltà che non si possono permettere di spostarsi con mezzo proprio. I privati tagliano le corse, aumentano i biglietti, in alcuni casi riducono consistentemente anche il livello occupazionale. Negli ultimi anni, dove c'è stata una privatizzazione, abbiamo visto un aumento delle tariffe, un calo occupazionale e in alcuni casi un disservizio. Noi vogliamo andare nel senso contrario, dare più opportunità alla nostra provincia, alle nostre comunità di potersi spostare a un giusto costo.